Cinzia Sciuto, introduco brevemente, è una studiosa di filosofia che vive tra l'Italia e Francoforte e diciamo, collabora tra le varie cose anche con una rivista famosa come scritto con Micromega e ha scritto pubblicato lo scorso autunno per la Feltrinelli Editore un interessantissimo libro che si chiama, il cui titolo è Non c'è fede che tenga. Che appunto è una sorta di manifesto contro il multiculturalismo e per la laicità. E per i tempi sono un po' stretti, quindi non perderei tempo diciamo, con le mie inutili introduzioni e lascio un po' lei la parola. Costringo da un tour de force notevole, non vi danno neanche la pausa, bagno, caffè, vabbè, e quindi cerchiamo di entrare subito nel vivo. La breve introduzione che ha fatto Gian Domenico vi ha dato diciamo, le due parole chiave del mio libro ed anche della mia relazione di stasera, che spero vi susciti qualche riflessione su cui poi continuare a parlare insieme. Le due parole chiave sono multiculturalismo e laicità, e il loro rapporto, la loro dialettica. Inizierei da quella che sempre più crea disagio in chi legge il sottotitolo di questo libro e chi approccia questo tema, che è la parola multiculturalismo, cercando di spiegarvi perché questo è un manifesto laico contro il multiculturalismo. Multiculturalismo è una parola ingannevole, è una parola ingannevole perché ha implicazioni molto più vaste di quelle a cui a prima vista, superficialmente, siamo portati a pensare, perché nell'immaginario collettivo multiculturalismo rimanda all'incontro con culture, tradizioni, orizzonti di valori, espressioni artistiche, musicali, culinarie diverse. Quindi rimanda a un mondo colorato, a un mondo arcobaleno. E poi rimanda anche ad una un approccio morale, direi quasi, a una nobile intenzione che è quella di non prevaricare l'altro, di accogliere l'altro nella sua diversità, di solito da una posizione magari di ignoranza rispetto all'altro che mi sta venendo incontro e quindi non conoscendo l'altro mi astengo da un giudizio. Ed è un approccio, un atteggiamento questo che naturalmente è nobile soprattutto quando ad averlo è chi per definizione e non per merito si trova in una condizione di privilegio. Per esempio, le persone che vivono in un paese di accoglienza si trovano per definizione in una condizione di privilegio nei confronti di chi invece arriva, che appunto sempre per definizione è in una condizione di maggiore, quantomeno di maggiore precarietà, che è quella appunto della migrazione in generale. Ora, il problema sorge quando dalla constatazione di una società multietnica, multiculturale, multireligiosa, si fa derivare il principio che le persone vadano trattate diversamente a seconda della loro religione, cultura, comunità di appartenenza e che le culture delle comunità minoritarie vadano salvaguardate così per come sono o come si presume che siano, in quanto tali, cioè in quanto culture di minoranze. Quindi il problema deriva quando dalla constatazione di questa varietà di usi, costumi, tradizioni, eccetera, si fa derivare una pluralità di sistemi legali, di ordinamenti giuridici, di diritti. Una deriva che mette profondamente in discussione il principio cardine dello Stato di diritto, che è l'idea che esiste una sola legge, uguale per tutti, una sola legge che si applica a chiunque viva in quell'ordinamento giuridico, a prescindere dalla comunità di appartenenza, ma anche a prescindere per esempio dalla classe sociale di appartenenza. Ora è vero che i colletti bianchi e l'establishment di solito gode
di una vasta impunità, ma non certamente per legge, non è scritto da nessuna parte che la legge che si applica al colletto bianco è diversa da quella che si applica alla, alla persona più, più umile. Ora, io penso che la logica multiculturalista, che è quel preciso modello politico di gestione di una società disomogenea, il multiculturalismo non è semplicemente, come dire, il fatto della varietà, è il preciso modello politico che si sceglie per gestire, per affrontare, per tenere insieme questa varietà. Questa logica multiculturalista si fonda, a mio parere, su un presupposto teorico falso, che è quella che io definisco l'idea essenzialista delle culture, cioè l'idea che le culture siano degli oggetti dati, che io posso quindi riconoscere, individuare, definire, circoscrivere e a cui posso, come dire, a cui posso assegnare le diverse persone. Quindi tu appartieni a quei, come le carte che si distribuiscono, tu appartieni a questa cultura, tu a quest'altra, tu a quest'altra ancora. Ora, questo è un presupposto appunto fallace, perché le culture invece sono per definizione dei processi, non sono degli oggetti dati, sono dei processi in costante divenire, in continua evoluzione, per definizione indefinibili. E soprattutto, questo è un elemento per me centrale, le culture non sono al loro interno uniformi, sono intimamente contraddittorie. Cioè ciascuna cultura, ciascun orizzonte di civiltà si porta appresso usi, costumi, tradizioni, ma anche valori in contraddizione tra loro, no? E questa contraddittorietà, questa pluralità interna alle culture attraversa anche i singoli individui che, tra virgolette, appartengono ad una certa cultura. Ciascuno di noi nasce per caso in un luogo, in un'epoca, in una certa famiglia, quindi per caso apparteniamo ad un certo contesto culturale, ma ciascuno di noi è attraversato da molteplici identità o da molteplici appartenenze, anche soltanto per esempio per il fatto magari di avere due genitori, non so, uno del nord e uno del sud. Cioè qui mio marito che è brianzolo, io sono siciliana e viviamo in Germania, ora ditemi voi, i nostri figli, qual è la loro cultura di appartenenza? Francamente si farà un po' fatica a definire la loro identità. Già questa sola dialettica fra Brianza e Sicilia vi assicuro che porta un po' di conflittualità in, in famiglia. L'aspetto interessante di questo ragionamento sulle culture è che, stante il fatto che all'interno delle culture esistono movimenti contraddittori, le culture, o almeno alcuni elementi delle diverse culture, vengono messe in discussione non tanto dall'esterno, come ci hanno voluto sempre far credere con questa idea dello scontro di civiltà. Questo scontro di civiltà sembra una specie di, di autoscontro, no? C'è una, la macchinina occidentale, c'è la macchinina islamica e si scontrano e vediamo chi vince. Non funziona così, perché le culture, gli orizzonti di civiltà, sono messi in discussione dall'interno, cioè da coloro che in parte ne sono anche portatori, ed è esattamente la messa in discussione dall'interno che consente alle culture magari di abbandonare delle zavorre che ci si porta appresso da tempo e di andare avanti. E sono questi movimenti interni alle culture che, come dire, questi conflitti, queste dinamiche interne che fanno andare o avanti o indietro, come stanno tentando di fare oggi a Verona, per esempio. Forse non siamo tantissimi qua, spero che non siamo tantissimi qua, perché molti di quelli che sarebbero voluti venire oggi qui, spero che siano a Verona, per respingere il tentativo di, sì, certamente signora, non per partecipare al convegno, non avevo ben scontato, ma per respingere il tentativo di farci fare tanti passi indietro. Quel tentativo di farci fare tanti passi indietro non viene da fuori, viene dalla nostra cultura, ma anche l'altro tentativo, anche coloro che sono in piazza oggi per respingere quel tentativo sono figlie della stessa identica cultura, perché appunto è un processo
è un processo dinamico. Io immagino che molti di voi conoscano la storia di Franca Viola. Franca Viola, qualcuno di noi, quindi mi fa piacere poterla ricordare. Franca Viola nel 67 aveva, credo, 15 anni, è stata rapita, è una signora di Alcamo, in provincia di Trapani, che è un paesino vicino a casa mia, io sono appunto, dicevo, siciliana, e a pochi chilometri da casa mia c'è Alcamo. Franca Viola vive ancora lì. Nel 67 aveva 15 anni, è stata rapita dal figlio di un boss locale che la voleva assolutamente sposare, lei si rifiutava, e allora, siccome lei diceva di no, lui ha pensato bene di rapirla, l'ha tenuta segregata una settimana, l'ha violentata più volte e poi è andato fresco come una rosa dal padre dicendo che Franca ormai era disonorata e l'unico modo era sposarla, consentirgli di sposarla, il che allora avrebbe cancellato il reato di violenza, perché il reato di violenza sessuale allora non era un reato contro la persona, ma era un reato contro la morale, e il matrimonio avrebbe riparato questo disonore. Franca Viola, grazie anche alla straordinaria famiglia, i genitori di Franca Viola sono stati vicini in questa battaglia, ha rifiutato quel matrimonio riparatore, è stata la prima donna, almeno è passata alla storia per essere stata la prima donna italiana a rifiutarlo, poi non sappiamo se ci sono casi anche non noti, ma la sua storia è diventata emblematica perché è stata la prima donna. Ora, Franca Viola e la sua famiglia non erano dei marziani, erano figli della loro cultura, e però hanno avuto la capacità, il coraggio, la lungimiranza di utilizzare quel margine di autonomia e di libertà che ciascun individuo ha per mettere in discussione elementi profondamente radicati nella nostra cultura e che sono tutt'oggi profondamente radicati, perché quando noi andiamo a leggere alcune sentenze recenti su alcuni casi di stupro, vediamo che questi elementi del matrimonio riparatore, del diritto d'onore, l'idea che l'onore di una famiglia passi attraverso il comportamento sessuale delle ragazze è ancora molto radicata. E però la messa in discussione dall'interno della nostra cultura di alcuni di questi aspetti ha consentito di farci fare dei passi avanti. Ora, lo sguardo multiculturalista non è uno sguardo neutro, ma sostanzialmente crea l'oggetto che invece pretende di semplicemente osservare, perché appunto, come dire, crea questa separazione fra le culture, creando anche una gerarchizzazione delle appartenenze identitarie, per cui si dà molta più enfasi e molta più importanza all'appartenenza etnica o religiosa rispetto, non so, all'appartenenza di genere o all'appartenenza di classe, e questo crea fratture della solidarietà, cioè si creano maggiori solidarietà etniche, religiose, culturali, e si rompono solidarietà di genere, solidarietà di classe. Questo è un meccanismo che si è verificato nel Regno Unito qualche decennio fa, e lo racconta Kenan Malik, che è uno scrittore di origini indiane che era emigrato in Gran Bretagna molti anni fa. I migranti dell'area del sud-est asiatico in Gran Bretagna godono di una serie di privilegi stante la storia coloniale appunto britannica, quindi ci sono una serie di privilegi appunto che questi immigrati godono tutt'oggi, coloro che vanno in Gran Bretagna dal Commonwealth. Ora, Kenan Malik racconta che a cavallo degli anni 70, primi anni 80, quando lui era giovane, quello che contava per un ragazzo nato in India come lui non era essere musulmano, nessuno si poneva il problema di quale fosse la religione, quanto essere un nero e un lavoratore. E queste due caratteristiche lo legavano, da un lato, idealmente alla lotta dei neri d'America, dall'altro lato dell'oceano, e dall'altro appunto alle lotte operaie. E racconta Malik che a quell'epoca era molto comune avere associazioni di lavoratori pakistani, associazioni di lavoratori indiani, la cui appartenenza religiosa era totalmente irrilevante rispetto al loro attivismo in società. Ora, secondo Malik, le politiche multiculturaliste che sono state messe in atto dai governi dell'epoca
cito lui, non hanno risposto alle esigenze delle comunità, ma hanno contribuito a creare queste comunità, imponendo identità alle persone e ignorando i conflitti interni che emergevano per differenze di classe, genere sessuale e all'interno della stessa religione. Secondo Malik, questa è la sua tesi, che io mi sento anche di condividere, quello è stato un preciso progetto politico che aveva esattamente come obiettivo quello di rompere la solidarietà di classe. Era funzionale al disegno neoliberista quello di creare delle comunità, delle solide comunità etnico-religiose che si scordassero un attimo le loro lotte operaie e si concentrassero meglio sulla preghiera. Era più utile al disegno politico di allora. Ed è divertente l'esempio che fa Malik per dire come proprio dal punto di vista pratico questa cosa possa operare. Lui scrive: immaginate di essere un bengalese laico che vive in una zona fatiscente di Birmingham. Non pensate a voi come musulmano e potreste non aver pensato a voi neanche come bengalese, però volete un nuovo centro di aggregazione sociale nella vostra zona. Sarà difficile avere l'attenzione del Consiglio Comunale insistendo sul fatto che la vostra area è povera e svantaggiata. Però se dite che è la comunità musulmana ad averne bisogno, allora le casse del Consiglio si aprono di colpo. Questo cosa comporta? Comporta che nella mentalità burocratica tu vieni registrato come musulmano e col passare del tempo inizi anche in qualche maniera a sentirti tale, non che, che tu non lo fossi anche prima se lo eri, ma diventa la tua identità principale, la principale identità con cui interagisci con il resto della società. E quindi questo porta al paradosso di quello che Amar Chossein definisce monoculturalismo plurale. Non siamo più di fronte a un multiculturalismo, siamo di fronte a un monoculturalismo plurale, cioè tante monoculture artificiose, artefatte, costruite quasi a tavolino, che vivono in maniera parallela. E il rischio grosso di questa visione è di non intercettare il dissenso, di non intercettare coloro che all'interno delle varie comunità, come Franca Viola, nella nostra per esempio, e così come tanti altri esempi dentro qualunque comunità, cercano di rompere con le tradizioni, quelle più autoritarie e patriarcali. Ora di solito, scusate, mi siedo a questo punto, di solito chi porta avanti un progetto, un'idea multiculturalista, ha molto a cuore il concetto, la nozione di diritti di gruppo, che è una nozione intrinsecamente contraddittoria, perché i gruppi non esistono in quanto tali, come oggetti naturali, come dicevamo prima. La richiesta di diritti di gruppo normalmente viene avanzata da alcuni esponenti autoproclamati rappresentanti di alcune comunità che, pretendendo di rifarsi a una qualche tradizione, spesso anche inesistente o comunque, come dire, all'uopo adeguata, reclamano diritti speciali, reclamano deroghe alle leggi vigenti. Di solito il multiculturalista, cioè colui che porta avanti l'idea, il progetto multiculturalista, invoca la necessità dei diritti di gruppo per tutelare le minoranze. Questa è la nobile intenzione che di solito sta dietro. Come dicevamo prima, gruppi di minoranza sono per definizione in una condizione di debolezza all'interno di una società, quindi hanno bisogno di un riguardo speciale. C'è però un problema, e cioè che innanzitutto maggioranze e minoranze sono entità storicamente determinate e destinate a modificarsi nel tempo. E in secondo luogo, appunto, che il gruppo come entità uniforme non esiste, quindi nel momento in cui tu accetti e accogli la richiesta di alcuni esponenti del gruppo, stai indirettamente rafforzando alcuni elementi di quella comunità a svantaggio di altri. Perché il punto qui, a mio parere, non è la dialettica maggioranza-minoranza. Il punto deve essere la dialettica tra colui che
E la dinamica di potere si può replicare a qualunque livello della società, cioè non soltanto fra maggioranze e minoranze, ma anche all'interno di alcuni gruppi minoritari, tra individui che hanno potere dentro quella comunità e individui che ne hanno molto meno. Penso alle donne, ma penso anche ai bambini e alle bambine in particolare. In generale, dal punto di vista anche concettuale, è il singolo a dover essere tutelato rispetto a qualunque esercizio di potere nei suoi confronti, che provenga da gruppi più o meno maggioritari nell'ambito della società, è abbastanza irrilevante. Uno dei filosofi che più ha sostenuto la necessità dei diritti di gruppo si chiama Will Kimlicka, è un filosofo canadese. In Canada la questione della gestione della convivenza fra comunità diverse, la gestione delle minoranze, è un tema molto sentito, come voi potete immaginare, e lui è un esponente del cosiddetto multiculturalismo liberale. E fa questa distinzione, che vi riassumo perché può essere interessante. La distinzione che fa è la seguente: ci sono diritti di gruppo che servono a limitare la libertà degli individui membri del gruppo in nome della solidarietà del gruppo stesso. E lui queste forme di restrizioni le chiama restrizioni interne, e queste, lui dice, vanno rifiutate, cioè non dobbiamo consentire al gruppo di limitare la libertà dei singoli membri del gruppo stesso. Però lui dice invece ci sono dei diritti di gruppo che lui chiama protezioni esterne, che servono a limitare il potere economico e politico esercitato dalla maggioranza della società sul gruppo, in modo da garantire che le risorse e le istituzioni da cui dipende la minoranza non siano soggette alle decisioni della maggioranza. Queste sono le protezioni esterne, quindi l'idea di proteggere un gruppo minoritario da abusi che la maggioranza potrebbe fare. Però, come dice, come ammette, deve ammettere lo stesso Kimlicka, in realtà la distinzione fra questi due tipi di diritti non è affatto così immediata e così semplice da fare, perché, scrive Kimlicka, misure pensate per garantire protezione esterna hanno spesso conseguenze per la libertà dei membri all'interno della comunità. E per chiarire questo punto lui stesso fa un esempio, che è quello delle leggi contro l'islamofobia, che, scrive Kimlicka, alcuni leader musulmani chiedono primariamente per tenere sotto controllo l'apostasia all'interno della comunità musulmana. Quindi si reclama formalmente, apparentemente protezione dagli attacchi esterni, in realtà con quelle stesse leggi non si fa che limitare la libertà di critica, spesso interna alla comunità stessa. E proprio su questo esempio dell'islamofobia voglio raccontarvi un episodio, perché quella dell'islamofobia è un'accusa che io chiamo una arma di distrazione di massa, cioè serve a distogliere l'attenzione dal succo dei problemi. Il caso che vi racconto riguarda il Consiglio degli ex musulmani di Gran Bretagna, che è un'associazione di difesa dei diritti umani e della libertà di espressione fondata da Mariam Namazi, un'attivista di origini iraniane che vive a Londra, e che si chiama così, Consiglio degli ex musulmani, perché raccoglie prioritariamente, ma adesso è diventato molto grande, persone provenienti dall'area culturale musulmana, che siano ex musulmani nel senso che hanno lasciato la religione o che non siano mai stati musulmani ma comunque sono figli di famiglie musulmane, eccetera. Molto spesso viene chiesto loro: vabbè, ma perché dovete specificare che siete ex musulmani? No, basta che diciate che siete, un'associazione per i diritti, eccetera. E Mariam Namazi, molto opportunamente, a questa domanda risponde sempre: fino a quando anche una sola persona al mondo, per essere un ex musulmano, cioè per dichiarare apertamente di lasciare, di uscire dalla religione musulmana, in un qualche angolo del pianeta rischia la vita, io mi dichiarerò ex musulmana. Quando questa cosa non accadrà più, non sarà più necessario che io dichiari il fatto di essere un ex musulmano. Sta di fatto che questa associazione aveva partecipato al Gay Pride di Londra nel 2017. Il Gay Pride, sapete che è una
manifestazione in cui si dice di tutto, e al Gay Pride di Londra loro sono arrivati con dei cartelli in cui dicevano Allah è gay, viva l'apostasia, basta con l'odio e la violenza islamica contro i gay. E poi ne avevano uno, che è stato l'oggetto dello scandalo, in cui accusavano esplicitamente la moschea di Londra di incitare a uccidere i gay. Ora, la moschea di Londra si è molto risentita di questa cosa, ma non è che ha, non so, denunciato per diffamazione l'associazione, che l'accusa è molto grave, quindi io mi hai diffamato, ti denuncio per diffamazione. No, ha semplicemente accusato il CEMB, questa associazione, di alimentare l'islamofobia. Lo ha fatto con dichiarazioni sui media, con dichiarazioni pubbliche, non ha fatto nessuna procedura, diciamo, formale. Ora, il CEMB, dal canto suo, ha ovviamente confermato le accuse, che erano molto circostanziate, e si riferivano al fatto che nei mesi precedenti alla moschea di Londra erano stati ospitati degli imam che avevano fatto dei sermoni molto violenti contro i gay, incitando appunto a uccidere i gay. E poi il CEMB scrive nel comunicato che l'accusa di islamofobia è fuorviante e ipocrita, perché mischia la critica a un insieme di credenze, quindi all'Islam, oppure alla destra religiosa, che è l'islamismo, con l'intolleranza nei confronti di un gruppo di persone, cioè i musulmani. Un'accusa, scrivono, anche ironica, visto che loro stessi sono, in quanto ex musulmani, ma comunque in quanto persone con storie di migrazione, spesso soggetti a discriminazione razziale, a vittime di razzismo, che è un'altra delle loro, tra l'altro, battaglie quotidiane, quelle contro il razzismo. Quello che loro rifiutano è l'idea che lottare contro il razzismo debba implicare astenersi da qualunque critica all'islamismo dichiarato, cioè al movimento politico che usa l'Islam per scopi politici dichiarati, ma anche all'Islam stesso quando ce n'è di bisogno, quando loro pensano che ce ne sia di bisogno. Ora, la cosa grave di questo episodio è che gli organizzatori del Gay Pride hanno per molti mesi tenuto in sospeso la partecipazione del CEMB al Gay Pride dell'anno successivo, dicendo che avrebbero dovuto verificare, perché forse avevano violato qualche codice di condotta del Pride. E questo è estremamente significativo, perché in relazione a nessun'altra confessione religiosa si sarebbero avute tutte queste precauzioni. Al Gay Pride si sentono slogan anticlericali da sempre, ma a nessuno è mai venuto in mente di accusare in maniera esplicita di, per esempio, di cristianofobia o di cattolicofobia, che sono parole che neanche esistono, perché è ovvio, il motivo è banale, il motivo è che i cattolici sono la maggioranza di questo paese, quindi l'idea è che tu devi tutelare una minoranza. Il problema è che le minoranze, come spero ho cercato di chiarire fino ad adesso, in sé hanno dentro di tutto, e quindi la minoranza non va tutelata in sé, vanno tutelati i singoli soggetti, i singoli individui appartenenti a qualunque comunità, di minoranza o di maggioranza. Ora, io salto un po' perché forse non abbiamo troppo tempo, anche se era divertente questo caso, che esprime in maniera, secondo me, molto chiara la differenza fra assumere la prospettiva della comunità e assumere la prospettiva dell'individuo, della tutela dei diritti dell'individuo. Quindi ve la racconto, magari salto qualcosa dopo. Il caso è un po' vecchio, però è molto significativo e secondo me anche molto attuale. Risale al 72 ed è un caso giuridico americano, Wisconsin contro gli Oder, in cui la Corte Suprema statunitense concesse a una famiglia Amish, non so se conoscete gli Amish, sono un gruppo protestante molto molto conservatore, rifiutano le modernità, rifiutano spesso la corrente elettrica e vivono in comunità molto chiuse,
Una famiglia Amish si rivolse alla corte perché pretendeva, e ottenne, perché la corte diede loro ragione, di ritirare i figli da scuola prima della fine dell'obbligo scolastico. Quindi chiedevano espressamente una deroga all'ordinamento giuridico vigente in nome della loro fede, in nome della loro religione, perché la loro religione vietava di diventare di troppo istruiti, perché appunto, innanzitutto perché non era utile al tipo di vita che loro conducevano, e poi perché li avrebbe messi seriamente a rischio della salvezza dell'anima. Questo si legge proprio nell'argomentazione della Corte, la quale afferma che l'interesse dello Stato nell'educazione dei suoi cittadini deve tenere in conto altri diritti fondamentali, nel caso specifico quello della libertà di religione garantito dal primo emendamento. Ora, mentre, questa è sempre la sentenza che parla, mentre frequentare la scuola elementare per gli Amish andava bene ancora, perché avevano bisogno delle competenze di base affinché potessero leggere la Bibbia, innanzitutto, questo era l'obiettivo fondamentale, essere buoni contadini e eventualmente, se fosse stato necessario relazionarsi con non Amish, dovevano avere le competenze di base. Mentre andare avanti fino ai 16 anni, come era all'epoca l'obbligo scolastico, contrastava con i propri principi religiosi e avrebbe messo seriamente a rischio la salvezza propria e quella dei propri figli. Ora, c'è stato un solo giudice che ha espresso una opinione contraria all'epoca, il quale ha sottolineato una cosa che a me sembrava ovvia, ma invece gli altri giudici non l'hanno considerata tale, cioè che in questo caso non erano in questione soltanto il diritto alla libertà di religione dei genitori, ma erano in questione i diritti dei figli. E invece i giudici dissero, la Corte sentenziò, i bambini non sono parte di questa disputa. E quindi con questa affermazione, dando per scontato che i figli sono sostanzialmente proprietà dei genitori, i cui diritti, per esempio il diritto allo studio, o lo stesso diritto alla libertà di religione, che noi pensiamo sempre in capo ai genitori e mai in capo ai figli. Pensate soltanto all'insegnamento della religione nelle scuole, che essendo finalmente almeno questo un insegnamento facoltativo, la scelta viene data a chi? Ai genitori. Quindi è il genitore che decide se il figlio è di una certa religione o no, se deve seguire quell'insegnamento o no. Io vivo in Germania, come vi accennavo, e quando mi è arrivato il modulo, perché anche lì c'è l'insegnamento della religione nella scuola pubblica, 2 ore a settimana, e, protestante e cattolica, quindi c'è un ulteriore livello di complessità. E quando mi arrivò questo modulo, e sul modulo c'era scritto: il bambino appartiene a 2 punti, una serie di confessioni religiose e poi altro. A me veniva di rispondere: io che ne so. Ma chiedetelo a lui, quando sarà grande, un pochino più grande, queste cose sono un po' complesse, glielo chiedete fra una decina d'anni, magari vi sarà a rispondere. Io francamente non lo so, perché non è che si, come dire, si dà in eredità persino la propria appartenenza religiosa, si dà in eredità persino il proprio percorso anche spirituale che ognuno compie autonomamente nella vita. Invece spesso si dà per scontato, quando si parla di bambini cristiani, bambini cattolici, bambini musulmani, sono tutti bambini di figli di famiglie cattoliche, musulmane, cristiane. Il bambino in sé non ha ancora avuto modo di sviluppare un suo percorso, e il compito della scuola sarebbe quello di metterlo in grado di svilupparlo il più autonomamente possibile, il che significa con le minori pressioni possibili. Ora, c'è un altro aspetto molto interessante di questa sentenza, ed è che le motivazioni degli Amish sono state prese in considerazione in quanto erano religiose. Se non fossero state fondate su una credenza religiosa, le stesse identiche motivazioni non sarebbero valse a niente. Questo lo scrivono i giudici. Scrivono: se gli Amish avessero sostenuto le loro posizioni non sulla base di una fede, ma sulla base di una soggettiva valutazione e un soggettivo rifiuto dei valori secolari contemporanei,
accettati dalla maggioranza, un po' come Thoreau rifiutò i valori sociali del suo tempo e si ritirò in isolamento a Walden Pond. Thoreau è un filosofo, l'autore di Walden, ovvero La vita nei boschi, che appunto per un suo percorso personale rifiutò la società e se ne andò sostanzialmente in eremitaggio, ma non per una scelta religiosa. Se invece quindi avessero fatto un po' come Thoreau, le loro affermazioni non si fonderebbero su una base religiosa e dunque non potrebbero accedere alla tutela del primo emendamento, quello sulla libertà religiosa. Quindi la stessa identica causa portata avanti da Thoreau per i suoi figli e portata avanti dagli Amish per i loro figli avrebbe dato esito diverso, quindi un trattamento discriminatorio nei confronti dei non credenti in questo caso. Sono tantissime gli esempi di privilegi di cui godono le religioni, non mi addentro perché appunto sarebbero molte e voglio andare al punto invece che chiama in causa l'altra parola chiave della mia relazione e anche del mio libro, che è quello della laicità. Perché salto anche questo e magari spero di avere modo invece però magari dopo con la discussione con voi di parlarne. A queste contraddizioni dell'approccio multiculturalista, cioè l'approccio che ha come soggetto di riferimento il gruppo, la comunità e non il singolo individuo, a queste contraddizioni si può rispondere in due modi. Uno è diciamo l'approccio che apparentemente è molto distante ma che invece nel cuore è molto simile, che è quello, come dire, identitario reazionario, la chiusura identitaria, il rifiuto dell'altro. È quello che stiamo vivendo noi oggi in Italia e che stiamo vivendo un po' dappertutto in Europa, l'idea che la nostra, virgolette, identità vada difesa a oltranza da una presunta invasione o attacco esterno. Quindi i polacchi che vanno alle frontiere con le croci per respingere i presunti invasori musulmani, quindi i porti chiusi per difendere l'identità nazionale, eccetera. Questo approccio condivide con quello multiculturalista l'idea che ho chiamato prima essenzialista di cultura, cioè l'idea che possa anche soltanto essere possibile individuare una identità da difendere. Presume, l'idea di difendere qualcosa presume che questo qualcosa esista. Ora, quale identità sta difendendo Salvini chiudendo i porti? Non certamente la mia, per esempio. Nel momento in cui i nostri governanti si appellano ad una presunta identità italiana da difendere, io da questa identità mi sento esclusa e come me molti italiani. Allora, io con Salvini condivido molte cose, però, perché siamo nati in Italia, condividiamo la lingua, magari non ci capiamo granché, però insomma qualcosa la condividiamo, però per mia fortuna spero che siano molte di più le cose che ci distinguono da quelle che ci uniscono. E quindi nel momento in cui lui si richiama ad una identità da difendere, certamente non sta parlando di me, io non mi sento chiamata in causa. L'altro approccio, che invece è quello che io propongo, è quello laico, è quello universalista, è quello che si richiama ai diritti che fanno capo a ciascun individuo. Ora, la laicità, come dire, ha fatto un percorso tortuoso nei vari paesi anche diverso e non stiamo qui a ripercorrerlo. Io penso che oggi, nelle condizioni in cui ci troviamo, cioè in società sempre più complesse, deve fare un ulteriore passo avanti. Non è più necessario non è più sufficiente dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, ma c'è bisogno che Cesare faccia un passo ulteriore e impedisca a qualunque Dio, che sia religioso, politico, ideologico, filosofico, culturale, tradizionale, di violare i principi basilari dei diritti umani che fanno capo a ciascun singolo individuo. Questa è l'idea di laicità che io propongo, che quindi non è il polo di una simmetria, ma è una precondizione
una condizione pre-politica del vivere civile, che ha anche un insieme, un insieme di ricadute quasi economiche e sociali, direi, anche molto rilevanti, perché significa che lo Stato laico si deve non deve semplicemente, come dire, essere neutro, ma deve attivamente porre le condizioni sociali ed economiche affinché ciascun individuo, per esempio, si possa emancipare dalla propria stessa comunità di appartenenza, perché la facciamo troppo facile, questo per esempio, in questo ha fallito il modello francese, secondo me, la facciamo troppo facile a proclamare formalmente la laicità se poi abbandoniamo le persone ad una precarietà di vita tale che le porta inevitabilmente a una chiusura identitaria, comunitaria, dentro le proprie comunità. E quindi qui sta il nesso fondamentale tra laicità e democrazia, che rende anche la laicità, secondo il senso che sto qui declinando, incompatibile con qualunque regime autoritario. Ci sono ancora tantissime cose che vorrei dire, magari nella discussione con voi le posso anche ritirare fuori, però voglio chiudere con questo. Noi siamo veramente immersi da almeno dal 2011, ma anche da qualche anno prima, direi, in questa narrazione dello scontro di civiltà, che ha completamente fatto scivolare il discorso pubblico dal piano politico al piano culturalista delle tradizioni, quasi geografico, noi e loro, come se ci potesse essere un confine quasi geografico. Ecco, io invito con molta forza a riscoprire invece l'orizzonte politico delle lotte. L'orizzonte politico significa che la divisione fra noi e loro non è una divisione etnica, religiosa, culturale, è una divisione politica. Cioè è una divisione fra coloro che stanno da una parte e coloro che stanno da un'altra parte. Coloro che stanno a Verona, ci sono due mondi politici. Nonostante la maggior parte delle persone che stiano a Verona in questo momento condividano un orizzonte in teoria culturale e anche una storia pregressa comune, ma sono politicamente su fronti opposti. E io invito a riscoprire la divisione politica fra noi e loro anche in riferimento a qualunque altro orizzonte culturale e di civiltà, perché il mio noi è composto da tutte quelle persone in tutti gli angoli del pianeta che si battono per gli stessi diritti per cui mi batto io. E qui un'ultima battuta mi permetto di fare. Quando da molte parti, anche a sinistra, si tira fuori l'argomento che i diritti umani sarebbero roba occidentale e che non è detto che in tutto il mondo alcune idee, alcuni principi vengano percepiti allo stesso modo. Ora, questa idea è un'idea che ci sono due categorie di persone che sostengono questa idea. Chi sta in Occidente e gode di quei diritti, oppure i conservatori in tutto il resto del pianeta. Perché in tutto il resto del pianeta, invece, coloro che lottano per quei diritti, gliene frega niente di qual è la loro origine storica eventualmente. E il fatto che forse, questo non lo so, dovrei fare uno studio di esegesi, sarebbe da capire se è vero o no che i diritti umani sono nati d'Occidente, ma poniamo che sia vero, non fa un minimo di differenza, perché l'Occidente è tutto il contrario di tutto, esattamente come qualunque altro ordine di civiltà e culturale. Se l'Occidente è culla dei diritti umani, l'Occidente è stato anche culla dei totalitarismi. Cosa facciamo? Buttiamo al mare tutto quello che è occidentale solo perché occidentale non ha nessun senso. E poi dico sempre, andatelo a raccontare, che ne so, ai blogger atei bengalesi che vengono uccisi a colpi di macete per strada per difendere il loro diritto all'apostasia, il loro diritto all'ateismo e soprattutto il loro diritto alla libertà di espressione. Ditelo a loro che stanno sacrificando la loro vita per dei valori occidentali. La verità è che in tutto il mondo i diritti fondamentali sono gli stessi, si lotta per le stesse identiche cose. Quando ho parlato di recente con Masi, adesso non ricordo, Alinejad, è la promotrice della lotta delle donne iraniane
contro il velo, lei mi ha detto una cosa molto bella. Mi ha detto: guardate, voi femministe occidentali siete molto preoccupate di venire qui a salvarci, dite che ci dobbiamo salvare da sole, dite che voi non vi volete prendere il nostro posto e fare le lotte per noi. Lei mi ha detto: guardate, state tranquillissime, noi ci salviamo da sole, lo stiamo facendo da anni e vinceremo questa battaglia. Noi però vi chiediamo una cosa sola: quantomeno non prendete le parti dei nostri oppressori. Per esempio, quando le politiche occidentali, quando la Mogherini, quando la ministra olandese vanno in Iran e si mettono il velo, mentre nel pomeriggio le donne iraniane vengono arrestate per pretendere di avere la libertà se vogliono di toglierselo, quello significa sostenere il regime di oppressione. E lei dice: almeno statevene a casa, ci liberiamo da sole, ma almeno non venite qui a sostenere i nostri oppressori. Questa insomma è l'idea di laicità che io ho in mente, perché l'idea fondamentale è che i diritti, se non sono universali, si chiamano privilegi. Grazie. Ringrazio Scienze Ciro per il suo intervento e inizio con le domande. Buonasera, ho apprezzato moltissimo il suo intervento, che trovo molto coraggioso per certi versi. Faccio una domanda sulla scuola. La introduco con un brevissimo, una digressione personale. Ho un figlio adottato che è somaticamente chiaramente non caucasico, cioè non da africano, eccetera, non si sa. E l'altro giorno appunto il compagno ha detto: ah, tu sei sicuro, sei adulto, eccetera, eccetera, sei in un'altra religione, non dovresti far parte, non dovresti venire qui, dovresti andare a un'altra scuola. Ovviamente la maestra non sono molto valida, ha reagito a questa cosa, eccetera. Ora, quello che succede, cioè, credo che questo episodio sia assolutamente poco originale, francamente, ho la sensazione che succede ovunque, sia successo ovunque, succederà ovunque. Cioè, in Italia non basta avere classi miste per avere rispetto della multiculturalità, se la parola può passare, comunque per le differenze. Quello che mi chiedo è, rispetto alla visione ministeriale, perché appunto si parla poi di lanciare carta igienica, iniziati su pagati, parliamo anche dei contenuti di questa scuola, che mi sembra non sia molto adeguata ai tempi. Queste classi sono miste, essere miste evidentemente non basta. Dal punto di vista della visione che è in atto e di quello che si potrebbe invece proporre, che ha fatto, diciamo, su delle riflessioni così sofisticate sulla differenza, ci vuole dire a che punto siamo e dove dovremmo essere. Grazie. Rispondo subito da quegli altri. Facciamo altre domande, rispondo subito. Allora, la questione della scuola a me sta molto a cuore, infatti nel libro se ne parla tanto e spesso, perché appunto l'idea fondamentale della mia posizione è che al centro dell'interesse, della tutela dello Stato ci devono essere mano a mano gli elementi più deboli della società, e al cuore quello più debole in assoluto, quello che non ha degli strumenti per difendersi da solo, è sicuramente il bambino, quindi è quello che va tutelato al massimo. È molto interessante l'episodio che tu ci possiamo dare del tu, hai citato, perché è rivelatore di un meccanismo che è in atto da qualche tempo e che negli ultimi tempi, grazie ai nostri pessimi governanti, si sta ulteriormente radicalizzando, e cioè è il collassare dell'identità etnica, culturale, geografica, nazionale su quella religiosa. Per cui questa associazione quasi automatica di uno che più o meno ha i tratti strani con l'Islam, per esempio. E magari quello viene da un paese in cui neanche esiste l'Islam, possibilmente, no? E poi, come anche dentro il mondo islamico, non esiste un Islam, esistono tanti Islam, e noi invece tendiamo sempre a rendere tutto monocolore. Però è molto interessante questo collasso fra identità e religione.
i nostri governanti, tutti i movimenti dei nuovi, come possiamo chiamarli, dei nuovi fascismi del terzo millennio, le nuove destre che avanzano, utilizzano moltissimo il repertorio religioso, a prescindere dalla fede, che è totalmente irrilevante in questo caso, completamente irrilevante, perché quello che conta è il repertorio simbolico, quindi sono i crocifissi alle pareti, sono i Vangeli sventolati ai comizi, sono appunto le croci portate alle frontiere. Poi la tua fede è assolutamente irrilevante, però questo repertorio è molto utilizzato e quindi lavora nell'immaginario collettivo. In Germania, dove appunto io vivo, di recente il governatore della Baviera, che è uno di questa associazione, mettiamola così, di questo orizzonte culturale, ha proposto di mettere il crocifisso non solo nelle scuole, ma in tutti gli edifici pubblici, tutti gli edifici pubblici, al che si è alzato il cardinale Marx e adesso basta. Adesso smettetela di utilizzare i nostri simboli religiosi per le vostre bieche battaglie politiche. La situazione quindi è purtroppo grave e va a peggiorare, perché il potere in questo momento è nelle mani di coloro che vogliono fomentare ulteriormente queste e alimentare queste paure, questa paura del diverso. Secondo me la risposta a queste derive non può essere una generica apertura, accoglienza del diverso in sé. Deve essere il pensiero critico. La risposta a questo deve essere il pensiero libero, il pensiero critico, il pensiero laico, che mette, non che supinamente assorba e accolga qualunque cosa venga da qualunque tradizione, perché questo è la morte del pensiero critico, è la morte della capacità del singolo individuo di andare avanti. Ma invece la prospettiva che io auspico, che mi rendo conto in questo momento storico è assolutamente minoritaria come posizione, ma questo non toglie che le battaglie minoritarie vadano comunque portate avanti, la risposta deve essere quella di mettere in discussione tutte le tradizioni, tutte le culture, tutti i valori che hanno definito le nostre società nel corso del tempo, per cercarne per esempio di nuovi, di condivisi, per cercare quello che ci unisce, non quello che ci divide in quanto esseri umani. E quindi la risposta non può essere quella di spezzettare ulteriormente. Per esempio, prendiamo la questione dell'insegnamento della religione nelle scuole. C'è chi vuole mantenere lo status quo, ok. Poi ci sono quelli che dicono no, la società è cambiata, ci sono tante altre persone di altre religioni, apriamo anche alle altre confessioni. Questo però è un modo per frammentare ulteriormente la società, perché tu hai già una classe che proprio nell'ora in cui in teoria si parla di valori, di convivenza, eccetera, si divide. Si divide perché quelli vanno a fare la religione cattolica, quelli la religione musulmana, poi tra l'altro questa moltiplicazione ovviamente è all'infinito, perché non può valere il criterio della forza o del numero, perché se io sono anche un solo bambino induista, perché mi devi togliere il mio diritto ad avere la mia religione dentro la scuola? Ce l'hanno tutti. Non può essere una questione di numeri, no? La libertà di coscienza e di religione non può essere una questione di numeri. Però a quel punto poi ci tocca avere anche l'insegnamento di, pastafarianesimo. Conoscete tutti i pastafariani? No, se non li conoscete faccio un po' di pubblicità ai pastafariani, che è una chiesa nata qualche anno fa negli Stati Uniti, su iniziativa di un fisico, perché in uno degli stati degli Stati Uniti era stato proposto l'insegnamento del creazionismo a fianco alla teoria di Darwin nelle ore di scienza. Allora questo fisico scrisse una lettera dicendo: io sono il fondatore di questa chiesa dello spaghetto volante, e anche noi abbiamo i nostri riti, i nostri sacerdoti eccetera, ma noi abbiamo anche una teoria sull'origine dell'universo e della vita sulla terra. È una teoria che non ha nessun fondamento scientifico, è vero, esattamente al pari del creazionismo. Quindi, per parità di trattamento fra i cittadini, pretendo questo insegnamento anch'io. È una
come dire, un'iniziativa, se volete, provocatoria, però sono provocazioni che rendono palese il regime di privilegio di cui godono le religioni e che non può più essere sostenuto se uno Stato vuole essere laico, perché il punto ovviamente è questa premessa. Uno Stato può anche dire: no signori, io non sono uno Stato laico, ci sono le teocrazie, noi avevamo una religione di Stato fino al 1984, fino alla revisione del concordato, la religione cattolica era religione di Stato e quindi era, se non condivisibile, quantomeno comprensibile che si insegnasse per esempio religione cattolica a scuola, ma quella clausola non c'è più e quindi lo Stato laico non riesce più a tenere insieme queste cose. Allora, io per esempio quell'ora lì la sostituirei molto volentieri con un'ora, non so, di etica, come in Germania l'alternativa alla religione è etica. In Italia l'alternativa alla religione o non c'è o sono le più disparate attività che le scuole si inventano. Alcune se ne inventano di meravigliose, altre se ne inventano di pessime però. Invece, ecco, lì c'è l'insegnamento di etica che però è una contraddizione in termini che sia un insegnamento rivolto a una parte, perché l'idea di fondo è quella di trasmettere valori condivisi. Oppure un'altra cosa che sarebbe estremamente interessante sarebbe quella di avere un insegnamento di storia delle religioni fatta con criteri storico-critici, scientifici, esattamente come tutte le altre materie. Quindi impartita, insegnata da docenti formati nelle università pubbliche, riconosciute, eccetera, e soprattutto non selezionate dalle diocesi come è invece adesso, che è una, se voi ci pensate, è un abominio perché sono dei dipendenti pubblici nominati da un'autorità religiosa. La cosa che nel 2019 secondo me urla scandalo. Ci sono? Grazie per questo intervento che ci ribadisce concetti fondamentali che effettivamente nella cronaca quotidiana vengono dimenticati. Quello che ti chiedevo era nel ribadire, come anche io ho fatto mentre, cioè la questione del diritto per tutti, e dall'altra parte il fatto che ovviamente questa classe politica continua a cancellarlo ogni giorno. C'è un meccanismo nella quale io mi sento corresponsabile, anche se con il lavoro cerco ovviamente di no, che è quello del sistema di informazione, che purtroppo è in Italia, purtroppo non possiamo dimenticare che è pronto a questo sistema. Il fatto è che ovviamente si sono delegittimati in questi anni i diritti in generale, no? Perché oggi uno che ci ha le domande si rischia tutti di perdere il messo su quello che in realtà appunto sono diritti umani in Italia, per un siciliano, per un lombardo, per un indiano o per un tedesco. Cosa fosse? Cioè, io cercato di rispondere, io stessa però mi interrogo, perché tante volte appunto nel senso che ho diritto a pallina, diritti persi, ma in realtà non sono diritti, non sono diritti umani, ho diritto a me, alla salute, ho diritto al rispetto, e quindi la strada è lunga. Una è quella di ribadirlo nel nostro lavoro, però c'è qualche strumento in più che possiamo usare in maniera concreta. Grazie. C'è una roba alla domanda. Sì, una cosa così proprio. Come facciamo? Come facciamo? Non lo so, io scrivo, questo è quello che io so fare e quello che so fare. Sono totalmente d'accordo sul fatto, io spesso dico che il vero problema dell'Italia sono più i giornalisti che i politici, che i politici, sai, tutto sommato fanno il loro lavoro e quelli che non fanno il loro lavoro spesso sono i giornalisti. È verissimo che c'è un attacco ai diritti che viene ormai da qualche decennio ed è su tutti i fronti. E quindi l'attacco ai diritti quando arriva su tutti i fronti, e tra l'altro c'è anche da riflettere che anche quando invece i diritti vengono conquistati tutti insieme. Quindi questa dicotomia che molto spesso anche a sinistra si ripropone, quella no vabbè ma occupiamoci dei diritti sociali che sono più importanti, perché se uno non ha una casa, un lavoro eccetera, no? Quelli civili, vabbè adesso questi radical chic che vogliono l'unione per gli omosessuali possiamo aspettare, no? Quindi i diritti civili possono sempre aspettare. Se invece si guarda la storia si vede che i diritti sono sempre avanzati tutti
tutti insieme. Gli anni 70 sono stati gli anni in cui sono avanzati tutti i diritti, quelli sociali, quelli economici, quelli politici, quelli civili, tutti insieme, perché sono indivisibili in realtà, il mondo dei diritti è indivisibile. Quello che a me preoccupa un po' è l'atteggiamento non tanto di chi attacca i diritti, che quelli sono, come dire, palesi, chiari, sono il nemico e l'avversario da combattere. A me preoccupa un po' quelli che invece da questa parte, cioè pretendendo di difendere i diritti, spesso non si accorgono di sostanzialmente tollerare violazioni di diritti in alcune circostanze in nome di altri diritti. Allora io faccio una domanda a bruciapelo: secondo voi un genitore di qualunque religione, non mi interessa quale sia la sua religione di appartenenza, ha diritto o no a impedire alla figlia di frequentare l'ora di nuoto a scuola, che è obbligatoria in Germania per esempio? No. Ora curriculare? No. Però se la famiglia in questione è una famiglia musulmana, vi assicuro che moltissime persone totalmente impegnate nella difesa dei diritti avrebbe molte difficoltà a dire questo no. Perché? Perché quella stessa famiglia è, da altri punti di vista, oggetto di discriminazione, eccetera. Quindi in qualche maniera la vogliamo tutelare. Per tutelare questa famiglia noi violiamo un diritto fondamentale di quella bambina. Questo è un meccanismo un po' perverso che, se ci fate caso, opera esclusivamente in relazione ai diritti civili e ai diritti delle donne, cioè questo giustificazionismo culturale si usa esclusivamente in relazione ai diritti civili e delle donne, perché a nessuno, per esempio, verrebbe mai in mente di giustificare, non so, il lavoro minorile, perché in alcune culture è accettato, tollerato e diffuso. Nessuno sosterrebbe mai un'argomentazione di questo genere. Perché? Perché il lavoro minorile non è accettabile a prescindere dalle condizioni culturali in cui esso si svolge. Peraltro è una condizione che abbiamo conosciuto anche noi. Il lavoro minorile non è lontano negli anni anche da noi, e a tutt'oggi in alcuni contesti culturali ancora esiste, ma nessuno sognerebbe mai di accettare una giustificazione culturale o tradizionale per le condizioni di lavoro. No, diceva, ma lì c'è la schiavitù, e vabbè, lì si usa così. E no, non va bene che si usi così. È esattamente la messa in discussione delle tradizioni che ci ha consentito di ottenere i nostri diritti. È chiaro che ci sono delle situazioni molto delicate e molto particolari che vanno affrontate di caso in caso senza nessuna accetta, ma il problema sono i principi che si vogliono tutelare. Quindi a me quello che fa un po' paura è quando, diciamo, nel campo progressista, chiamiamolo così, non ci si accorge che si stanno di fatto tollerando delle violazioni di diritti umani fondamentali che riguardano ovviamente innanzitutto le donne e poi anche i bambini. Una cosa velocissima, una considerazione su questo vizio, non so se della civiltà occidentale a questo punto, che ha dominato un po' la cultura globale, diciamo, quella di catalogare in questo modo anche ossessivo le culture. Questa è la radice anche lontana, perché mi ricordo di aver letto dei libri che facevano riscontri sull'etnologia dei colonizzatori in Africa. Sono stati loro a delineare le varie etnie distinguendole per tratti somatici, caratteristiche culturali, usanze, eccetera, eccetera, tanto da convincere gli stessi colonizzati di essere diversi tra di loro, e poi fomentare anche battaglie tribali che prima non esistevano, perché esisteva appunto un melange culturale che poi hanno sostanzialmente eliminato. Oggi gli etnologi hanno superato probabilmente questa fase, la nostra società evidentemente ci ritorna in qualche modo. Sì, mi viene in mente per esempio anche la guerra sanguinosissima fra Hutu e Tutsi in Ruanda, che pare abbia sia sostanzialmente completamente artificiosa, quasi costruita a tavolino. Io però non direi che sia una caratteristica occidentale, è in generale una caratteristica dei regimi autoritari.
I colonizzatori, quando andavano a colonizzare, non erano certo dei democratici e dei pacifisti, cioè a colonizzare mica ci andava tutto l'Occidente, ci andavano i poteri, ci andavano gli stati, ci andavano la parte più autoritaria dell'Occidente. E questo meccanismo di catalogare, creare categorie, dividere nettamente, senza sfumature, le persone, è una caratteristica tipica di qualunque mentalità autoritaria. È esattamente quello che ha fatto per esempio l'ISIS nelle zone dove si è instaurato, dove ha massacrato musulmani solo perché erano leggermente diversi da quelli che loro avevano in testa come tali. Quindi è un meccanismo tipico, quel di qualunque mentalità autoritaria, quella di individuare il gruppo puro, diciamo, e poi creare gli altri gruppi con cui farli poi scontrare. È un meccanismo che va individuato e disinnescato, non mai alimentato, e che però va individuato dappertutto, non soltanto appunto nel nostro Occidente, che ne ha fatto sicuramente una bandiera, ma anche appunto in qualunque altro orizzonte culturale. Agisce lo stesso identico meccanismo quando sono in campo mentalità autoritaria. C'è un'altra domanda? Io volevo riprendere una domanda, perché invece ho un interrogativo diverso rispetto all'utilizzo delle categorie, proprio rispetto a un'esperienza personale di difficoltà nel fit, nel aderire ad alcune categorie identitarie. Non è piuttosto un patrimonio legato alla ricerca scientifica, nel senso io oggi verifico che è un patrimonio abbastanza diffuso, non in larghissima scala, interrogativo rispetto a cosa ha il significato dell'intersezionalità. Mi rendo conto che è una ricerca molto contemporanea rispetto soprattutto all'Italia, e mi rendo conto anche che quel tipo di ricerca interroga la necessità di determinare delle categorie. Allora io mi domando, ma non è necessario anche avere un atteggiamento più laico rispetto alla necessità di avere delle categorie e di sapere superare, no? Nel senso che io ho realizzato da adulta che vivevo paese cattolico, che questa cosa determinava tutta un'altra catena di eventi. I miei genitori affidatari, quindi una famiglia italiana, era una famiglia comunista, atea, e io non facevo religione, che era religione cattolica, e l'orario che coincideva con la religione cattolica dei miei compagni di classe era per me coincideva con l'insegnamento di storia della religione. Interessante, nel senso, io non sono piccolissimo, per cui evidentemente certe sensibilità esistevano anche più di 20 anni fa. Se non assumiamo appunto questa necessità umana, insomma, del patrimonio della ricerca scientifica, rischiamo di essere eccessivamente dogmatici rispetto alla necessità che i confini
simbolici, culturali, eccetera, non esistano, devono non esistere. Sono sicurissima di aver capito il punto, nel senso, ora provo a vedere se ho capito, tu mi dici se ho capito il punto, perché quando hai citato l'intersezionalità, che non so se per chi, magari non so se tutti hanno degli studi, insomma sanno di cosa si tratta, è un approccio filosofico, di scienze umane in generale, che sollecita a vedere l'intersezione fra i vari piani di discriminazione a cui ciascun individuo può essere sottoposto. Mi spiego, l'idea nacque dal fatto che la discriminazione sulle donne, per esempio, non agisce allo stesso modo, per esempio parlando degli Stati Uniti degli anni, che ne so, 60-70, non agiva allo stesso modo sulle donne bianche e sulle donne nere. Le donne nere subivano una discriminazione ulteriore, quindi oltre a subire quella in quanto donne, subivano anche quella razziale. E quindi l'intersezionalità era il tentativo di tenere insieme queste cose. Se capisco bene il tuo punto di vista, e se è così lo condivido, persino questo approccio, che aveva come intenzione quello di arricchire la complessità del ragionamento, finisce per avallare la nostra assoluta esigenza di categorizzare, di trovare categorie dove inserire le persone. Perché alla fine io, per capire tu, singolo individuo, quali vari piani di discriminazione subisci, ti devo categorizzare. Allora, sei nera, sei donna, sei, che ne so, siciliana, o sei norvegese, sei cattolica o sei musulmana. E quindi paradossalmente questo tentativo di rendere più complesso non fa altro che alimentare la necessità di creare categorie. E se è così, io sono molto d'accordo con questa posizione, perché ho sentito molto spesso dire, per esempio, che in nome dell'intersezionalità, cioè della necessità di far intersecare i piani di discriminazione, appunto le donne occidentali non hanno diritto di interessarsi, di occuparsi, di dire la loro sul quello che subiscono le donne in altre parti del mondo o in altri contesti culturali, perché loro sono delle privilegiate in qualche modo, no? E questa posizione, che per fortuna è minoritaria comunque anche all'interno degli studi di intersezionalità, perché è anche una posizione molto semplificatoria, però è la fine della politica, è la fine della politica. Cioè, se io non posso battermi per i diritti di qualcuno che sta in una condizione totalmente diversa dalla mia, ognuno semplicemente si occupa di se stesso. Anche perché l'intersezionalità, se si deve prendere sul serio, si moltiplica, esplode in tanti quanti sono gli individui. Perché a questo punto io posso dire che, ok, io sono donna e sono bianca, ma sono siciliana. E voi milanesi siete molto più privilegiate di me, se permettete. E tutte le mie coetanee, io quando sono arrivata a Roma mi sono sentita inferiore, perché ho avvertito che le mie compagne romane di università, nei loro precedenti 18 anni, avevano avuto una serie di occasioni che io non avevo avuto. Però possiamo scendere ulteriormente, perché io, donna siciliana, però rispetto alla mia compagna, che magari era figlia di persone diverse, quindi non aveva avuto degli strumenti culturali, eccetera, è ulteriormente discriminata rispetto a me. Allora, di scissione in scissione arriviamo al singolo individuo, e quindi ritorniamo in realtà al singolo individuo. Per questo che io pongo molto l'accento sulla necessità di tornare all'individuo. C'è un paragrafo del libro che si intitola "Con l'individuo contro l'individualismo". Cioè, l'idea è che stare dalla parte del singolo individuo, prenderlo sul serio in tutti i suoi diritti, non significa cadere in un egoismo individualista, cioè ognuno faccia per sé, ma significa che la società si deve prendere la responsabilità politica di mettere ciascun individuo nelle condizioni di realizzarsi, di dare a ciascun individuo le stesse opportunità. Quindi in realtà è un, come dire, potremmo chiamarlo un individualismo solidale, è l'idea che ciascuno di noi è un universale e che però da solo è anche un essere finito e che quindi da solo non può certamente
certamente mettersi da solo nelle condizioni di realizzare se stesso. Quindi sono molto d'accordo che dovremmo emanciparci totalmente dalla necessità di vedere nell'altro sempre un rappresentante di categorie, ma incontrare l'altro, questo è un po' anche la differenza per esempio fra l'approccio multiculturalista e quello laico nell'accoglienza. L'approccio multiculturalista accoglie l'altro in quanto appartenente a un gruppo, quello laico accoglie l'altro in quanto singola persona, con la sua storia, che è una storia certamente che si fa portatrice di una cultura, ma io non lo so però che rapporto quella persona ha con quella cultura. Io ho incontrato di recente una ragazza saudita che era scappata in Germania e che era rimasta scioccata poi a proposito del sistema di accoglienza tedesco, che sicuramente avrà molti meriti, ma da questo punto di vista ha anche grossi limiti. Questa ragazza era scappata dall'Arabia Saudita in quanto atea, e in Arabia Saudita rischiava la morte, quindi è scappata per ragioni religiose di libertà di pensiero. Una volta giunta in Germania ha detto vabbè, ormai è fatta, e no, perché è finita dentro un centro di accoglienza in cui sostanzialmente veniva sottoposta allo stesso mobbing, chiamiamolo, le stesse pressioni a cui veniva sottoposta in Arabia Saudita per andare alla moschea il venerdì, eccetera, dai suoi compagni, e non ha trovato dentro la struttura qualcuno che la tutelasse. È arrivata un'associazione da fuori che ha capito la situazione e l'ha tirata fuori, e lei poi ci ha scritto un libro e adesso ha fondato anche un'associazione per il sostegno degli atei e dei laici tra i migranti e i rifugiati. Questa idea che questa gente che arrivi come dire, appunto con un'etichetta, è assolutamente una violazione della dignità di queste persone, è una violazione della loro libertà e della loro individualità. Ringraziamo ancora Cinzia Ciullo per la sua interessantissima relazione, vi ricordo il suo libro Cercate che venga di Claudio Pinelli, e ringrazio, già che sono così diciamo in sala, anche il relatore.